impegno per l'invito, ringrazio il dottor Fabio Picciolini, presidente del Consumer Forum, e il professor Pavanti che prima rievocato dei ricordi delle vicende che ci legano con riguardo alla nostra giovinezza. Il tema che mi è stato assegnato: funzione ed effetti dell'azione inibitoria. Iniziamo dalla funzione e cercherò poi di ripercorrere un po' l'evoluzione di questa azione che si è andata formata nel tempo ed è tuttora in continua trasformazione. Funzione dell'azione è apprestare una tutela preventiva collettiva alla categoria dei consumatori. Così come l'azione inibitoria tradizionale già presente in ipotesi specifiche nel codice civile, l'azione inibitoria a tutela dei consumatori è uno strumento di tutela preventiva. Dunque è un'azione che si volge al futuro per impedire un illecito. Per illecito deve intendersi un'attività contra ius, in contrasto con il diritto oggettivo, che prevede norme, nel caso in esame, a tutela dei consumatori. Dunque, a differenza del rimedio risarcitorio che si volge al passato per risarcire un danno che già si è verificato, l'azione inibitoria invece è volta a prevenire, ad impedire un'attività illecita lesiva degli interessi protetti dei consumatori. A tutela dei consumatori, per la prima volta in Italia è stato predisposto uno strumento di tutela collettiva. Dunque l'azione inibitoria tradizionale, che nel codice civile era presente come azione individuale, diviene uno strumento di tutela collettiva, cioè che si rivolge a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. E bisogna dire che l'azione inibitoria ha una vera e propria vocazione collettiva, perché se si impedisce un'attività illecita imprenditoriale e si vieta per il futuro, i vantaggi di tutto ciò andranno a favore di tutti i soggetti che entreranno in contatto con l'imprenditore, che saranno cioè potenziali controparti di quell'imprenditore. E addirittura qui bisogna dire che gli effetti dell'azione da un punto di vista pratico andranno anche a vantaggio di chi non è consumatore, persona fisica. Facciamo qualche esempio. Se nel contratto, nei modelli contrattuali di un imprenditore sono presenti clausole vessatorie e l'azione inibitoria è volta a colpire quelle clausole vessatorie, che verranno dunque per ordine del giudice cancellate dai formulari, i vantaggi andranno a favore di tutti i consumatori che concluderanno contratti successivamente con quell'imprenditore. Ma se si tratta di soggetti che non sono consumatori, cioè persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta, i vantaggi ci saranno lo stesso, perché il modello contrattuale non conterrà più le clausole vessatorie. Facendo un altro esempio, se l'imprenditore mette nel mercato prodotti difettosi, dannosi della salute,
è un'azione inibitoria, impone all'imprenditore di ritirare quel bene dal mercato, di non metterli più in circolazione. I vantaggi a favore di chi andranno? Andranno a favore di tutti i consumatori. Dunque, vedete che è anche a favore di chi non è consumatore nel senso proprio del termine secondo il codice del consumo. Dunque, vedete che c'è proprio una possibilità dell'azione inibitoria di avere effetti a vantaggio di tutti i potenziali soggetti che entreranno in contatto con l'imprenditore. E questa vocazione collettiva pura, direi, è proprio solo ed esclusivamente dell'azione inibitoria e non di altri strumenti di tutela, che non posso dire collettivi, ma super individuali semmai, come l'azione di classe, perché l'azione di classe invece è necessariamente volta al passato e colpisce l'imprenditore imponendo di risarcire danni che si sono già verificati in capo a soggetti determinati. Dunque qui non abbiamo la protezione di un interesse collettivo che riguarda tutti i consumatori, ma abbiamo semmai protezione di interessi di più soggetti che si trovano nella medesima situazione, dunque una tutela di tipo super individuale ma non collettivo puro, come invece abbiamo nell'azione inibitoria. Altro carattere proprio dell'azione inibitoria a tutela dei consumatori è quello della generalità, perché mentre l'azione inibitoria individuale nel codice civile è prevista solo ed esclusivamente in ipotesi tipiche, cioè in ipotesi espressamente previste dalla legge, invece l'azione inibitoria a tutela dei consumatori si applica in tutti i casi in cui ci sia una violazione degli interessi giuridicamente protetti dei consumatori. Dunque ha un carattere generale e non tipico. Altra caratteristica proprio dell'azione inibitoria tutela dei consumatori è quella di essere uno strumento duttile. Infatti si possono prevedere anche misure ulteriori idonee a correggere o eliminare per il futuro le conseguenze pregiudizievoli delle violazioni accertate. E questo consente di predisporre una tutela specifica calata nel caso concreto e che realizzi proprio in maniera diretta e immediata l'interesse che si vuole proteggere. Dunque una tutela specifica, non una tutela che offre un succedaneo, come ad esempio il risarcimento del danno, ma una tutela che protegge direttamente, specificamente l'interesse, proprio perché si vieta e dunque si blocca l'attività illecita lesiva di quell'interesse. Per tutte queste ragioni l'inibitoria ha avuto un forte impulso anche soprattutto dall'Unione Europea, perché è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta l'azione inibitoria collettiva a tutela dei consumatori all'articolo 1469 bis e seguenti del codice civile, e quindi con la novella del 1996 che è stata emanata in seguito a una direttiva comunitaria, alla direttiva del 1993 sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. Nella sua prima formulazione l'azione inibitoria era appena abbozzata, solo nel tempo è andata specificandosi e ha avuto
una individuazione, una definizione maggiore. E ripercorrendo nel tempo le varie tappe, si deve fare riferimento alla legge sui diritti dei consumatori e degli utenti del 1998, che già prevede quali associazioni possono farsi portatrici dell'interesse collettivo, degli interessi collettivi dei consumatori. Perché trattandosi di un'azione collettiva, la legittimazione non può assolutamente essere del singolo, ma deve essere necessariamente di un'associazione rappresentativa degli interessi della categoria. E con la legge del 1998 si sono specificati i requisiti che queste associazioni devono avere, e solo le associazioni che hanno questi requisiti e che sono riconosciute e sono inserite nell'elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico, solo queste possono agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Dunque, colazione. Altri passi nella conformazione dell'azione: la previsione di uno strumento che assicura l'efficacia del rimedio, cioè si è previsto, sempre con un provvedimento successivo che si inserisce nella legge sui diritti dei consumatori, che se l'imprenditore non osserva il comando inibitorio, si può chiedere al giudice una sanzione, che è una sanzione civile sul tipo della astreinte francese, per cui per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio l'imprenditore sarà costretto a pagare una somma di denaro che è già stabilita tra un minimo e un massimo, e tra questo minimo e massimo il giudice deciderà in ragione della gravità del fatto. Successivamente l'azione inibitoria influisce nel codice del consumo, quando appunto il codice del consumo è stato emanato nel 2005, e risulta adesso la disciplina dell'azione inibitoria agli articoli 139 e 140 del codice del consumo. Per le clausole abusive, diciamo, c'è una doppia disciplina. Questo forse è dovuto a un difetto di coordinamento nel codice del consumo. Una doppia disciplina con un doppio rinvio, sia nell'articolo 37 sia nell'articolo 140 del codice del consumo. Ma il percorso dell'azione inibitoria non si arresta con il codice del consumo, perché poi abbiamo sempre ulteriori interventi dell'Unione Europea che controlla, fa un'azione di monitoraggio dell'efficacia di questo strumento. E dunque l'Unione Europea è intervenuta e interviene continuamente per rendere più efficace, efficiente questo strumento di tutela. Perché nella relazione del 2008 si era già rilevato da parte dell'Unione Europea che lo strumento inibitorio, se aveva dato dei buoni frutti nei vari ordinamenti nazionali, in realtà aveva fatto acqua completamente sul piano dell'applicazione transfrontaliera del rimedio, cioè l'applicazione dell'azione inibitoria tra stati diversi. Bisogna dire che poi l'azione inibitoria
influisce la direttiva originaria sui provvedimenti inibitori, cioè quella del 1998 numero 27, rifluisce in un'altra direttiva più recente, la numero 22 del 2009. E in questa nuova direttiva si prevede che ogni 3 anni la Commissione dovrà redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2009 numero 22. E dunque c'è appunto tutta questa attività di potenziamento di questo strumento di tutela collettiva. E nella prima relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva ultima sui provvedimenti inibitori, cioè quella del 2009, si rilevano delle criticità dell'azione. Dunque siamo sempre nell'ambito della funzione dell'azione. Questa funzione dell'azione si realizza? È stato uno strumento efficace? Come potrà divenirlo maggiormente? E queste criticità che si vogliono superare sono essenzialmente date dai costi elevati dell'azione inibitoria, dalla durata dei procedimenti, dalla complessità delle procedure, e tutto questo rende uno strumento nel quale l'Unione Europea ha fortemente creduto non efficiente, non utile, così come si sarebbe sperato. Però l'Unione Europea crede ancora in questo strumento e appunto ci sono tutti questi provvedimenti e queste attività dell'Unione Europea per rendere migliore e più efficace il rimedio. E tra questi interventi dell'Unione Europea devo citare anche la raccomandazione recente della Commissione dell'11 giugno 2013 che riguarda i principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo sia di natura inibitoria che di natura risarcitoria negli Stati membri per violazione dei diritti conferiti da norme dell'Unione Europea. E questa raccomandazione in realtà tiene conto della diversità di tradizioni giuridiche in materia tra i diversi Stati membri e rispetta questa diversità di tradizioni, raccomandando così dei principi per una armonizzazione soft, lieve, tra i vari stati. E una cosa importante però in questa raccomandazione è il fatto che si auspica anche qui una maggiore celerità proprio con riferimento ai provvedimenti inibitori e anche si raccomanda che vengano introdotte opportune sanzioni per garantire l'effettività della pronuncia inibitoria, cioè per garantire che effettivamente l'imprenditore osservi il comando inibitorio e dunque non prosegua, non continui nell'illecito. Una notazione importante con riguardo a questa raccomandazione è la previsione di informazioni. Gli Stati membri, cioè, devono istituire, secondo questa raccomandazione, un registro nazionale delle azioni di ricorso collettivo. E questo mi sembra un importante passo avanti per la diffusione e appunto la conoscenza dell'esistenza di questi vari strumenti giudiziari.
comunque tutto questo, da tutto ciò si evince come l'azione inibitoria in realtà abbia delle criticità, criticità che dovrebbero essere col tempo superate. Certo, una criticità dell'azione inibitoria è strutturale perché colpisce un imprenditore. E dunque, se per esempio parliamo di clausole vessatorie, che rimane comunque il campo di applicazione maggiore dell'azione inibitoria collettiva, si colpisce l'azione contenuta nei contratti di quell'imprenditore, ma la stessa clausola abusiva rimarrà nei contratti di tutti gli altri imprenditori. Ma questo è un limite insuperabile, che è strettamente legato ai principi del giudicato, anche se in altri stati membri anche questa criticità si tende a superare. Nel nostro ordinamento, a mio avviso, allo stato è insuperabile. E passiamo adesso a vedere quali sono gli effetti dell'azione inibitoria. L'azione inibitoria che proprio per questa sua efficacia, per questa sua natura di rimedio preventivo collettivo, in realtà ha avuto applicazione anche al di fuori della stretta cerchia consumeristica, cioè della protezione del consumatore persona fisica che agisce per alcuni fini che non riguardano la propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. E faccio qualche esempio. L'azione inibitoria collettiva viene utilizzata a protezione degli investitori che non necessariamente sono consumatori in senso stretto, ma possono essere persone fisiche che agiscono per fini imprenditoriali, possono essere enti di fatto, addirittura persone giuridiche. Altra ipotesi in cui l'azione inibitoria collettiva viene utilizzata a tutela di categorie deboli nei confronti dell'imprenditore, sia nel decreto legislativo sui ritardi nei pagamenti commerciali. La categoria protetta è quella delle piccole e medie imprese, degli artigiani. Nell'ipotesi appunto che ci siano clausole gravemente inique che riguardano le date dei pagamenti e le conseguenze del ritardo. Dunque, l'azione inibitoria si va configurando come un rimedio collettivo a tutto campo. Ma quali sono gli effetti di questa azione? E qui secondo me iniziano le note dolenti, perché se pur l'azione inibitoria è stata specificata, riempita di contenuti per tanti aspetti, questo problema degli effetti dell'azione inibitoria in realtà non ha avuto tuttora una soluzione diciamo sicura, certa, né a livello di diritto interno né, e neppure a livello europeo. Il problema è legato agli effetti del giudicato. Nel nostro ordinamento la norma sugli effetti del giudicato, l'articolo 2909 del codice civile, dice che il giudicato produce effetti nei confronti delle parti, loro eredi o aventi di causa. Ma questo è questa è una norma che è impostata secondo un giudizio individuale, perché il giudizio civile tradizionalmente è un giudizio a tutela di diritti soggettivi, dunque di diritti del singolo, non a tutela di interessi collettivi. Se ci poniamo su una prospettiva di tutela collettiva, invece dobbiamo dire che rilevano interessi che fanno capo nella più a una pluralità di soggetti, a tutti i soggetti che cioè appartengono alla categoria,
e che sono titolari della medesima situazione giuridica sostanziale. E allora in questo caso bisogna dire che gli effetti, a mio avviso, gli effetti del giudicato si producono a favore di tutti coloro che sono titolari della situazione giuridica sostanziale lesa dall'illecito imprenditoriale che si colpisce con l'azione inibitoria. Dunque non abbiamo un'efficacia indiretta riflessa del giudicato, anzi il giudicato produce effetti proprio nei confronti di tutti i soggetti titolari dell'interesse protetto e che viene appunto essere oggetto del giudizio. Ma questa è un'impostazione che secondo me deriva dalla natura collettiva dell'azione, secondo me è l'unica soluzione che si può dare, però non c'è una norma che espressamente dice questo. L'unica norma che è contenuta nell'articolo 140 del codice del consumo è il comma 9. Leggo il testo della norma. Fatte salve le norme sulla dispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. Questa è una norma che non riguarda tanto gli effetti del giudicato, ma riguarda i rapporti tra giudizio collettivo e un eventuale giudizio individuale intentato e esperito da un consumatore. Ma anche questi rapporti non sono ben definiti dalla norma, perché la norma si limita a dire che non sono precluse azioni individuali. E quando è che queste azioni possono essere promosse? Chiaramente se l'azione inibitoria collettiva viene respinta, l'azione viene respinta, i consumatori agiscono in via individuale. Ma anche se l'azione inibitoria viene accolta è possibile che ci siano azioni individuali, perché è possibile che l'imprenditore non ottempera al comando inibitorio, ad esempio continuerà a stipulare contratti che contengono clausole vessatorie e in quel caso il consumatore agirà in via individuale per chiedere la nullità della clausola vessatoria. È possibile anche che il consumatore in via individuale chieda rimedi alternativi o aggiuntivi rispetto al risultato ottenuto con un'azione inibitoria che sia stata. Dunque tutto ciò è possibile. Ma è possibile un collegamento tra il giudizio collettivo e il giudizio individuale? Cioè il singolo consumatore potrà avvalersi in un giudizio individuale della pronuncia favorevole ottenuta in sede collettiva? Questo la norma non lo dice. E è un tema che non è stato sviluppato neppure a livello europeo, ma è un tema centrale. Qui però soccorre la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e c'è una importantissima, ad avviso, pronuncia del 2012, 26 aprile 2012, nella causa C472/10. Qui per la prima volta si instaura un collegamento tra giudizio collettivo e giudizio individuale. Devo premettere che la dottrina, specialmente la dottrina processualistica, è stata in gran parte contraria a questo collegamento. Perché si è detto c'è un'assoluta autonomia tra i due giudizi che hanno natura diversa, per cui non ci può essere un rifluire dei risultati
risultati raggiunti in sede collettiva nel giudizio individuale, perché sono giudizi che seguono regole diverse, che hanno diversa natura e dunque devono rimanere necessariamente separati. Io sono stata sempre contraria a queste impostazioni, e ho sostenuto esattamente il contrario. E vedo che adesso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea segue questa opinione che io avevo già sostenuto subito nel commentare la norma di cui all'articolo 1469 sexies, che conteneva appunto la disciplina dell'azione inibitoria collettiva in materia di clausole abusive. Allora, la sentenza dice, rifacendosi a tutta quella giurisprudenza che ha potenziato i poteri del giudice di rilevare d'ufficio la vessatorietà delle clausole, e avvalendosi proprio di questa definizione del potere dovere del giudice di rilevare la nullità delle clausole abusive, dice che il giudice è tenuto a questa rilevare la nullità anche se la nullità sia stata accertata con un'azione inibitoria collettiva. Dunque, se l'azione inibitoria collettiva è stata accolta e il presupposto dell'accoglimento in materia di clausole abusive è che la clausola abusiva sia stata accertata come nulla dal giudice dell'inibitoria, ora questo accertamento della nullità della clausola fa sì che il giudice chiamato a pronunciarsi in un giudizio individuale intentando un singolo consumatore sulla nullità di quella stessa clausola non solo può ma deve rilevare la nullità. Chiaramente, dunque, questo secondo me è un importante passo dovuto alla giurisprudenza in assenza di regole da parte del legislatore, cioè in assoluta carenza lacuna normativa. E chiaramente però in questo collegamento bisogna tener conto che comunque il giudice nell'ambito del giudizio individuale dovrà tenere conto anche delle circostanze particolari del caso concreto, perché la vessatorietà di una clausola non va mai considerata in modo astratto. Questo è possibile solo in un giudizio collettivo che è di per sé astratto, ma poi se riportiamo la nullità di quella clausola in un giudizio concreto bisogna tener conto anche del fatto che quella clausola è inserita in un contratto dove ci possono essere altre clausole che bilanciano la vessatorietà, ci possono essere contratti collegati che valgono ad eliminare in quel caso concreto la vessatorietà o addirittura circostanze che influiscono in questo senso. Però comunque si deve partire dal presupposto che quella clausola è nulla, salvo poi a vedere nel giudizio individuale se in quel caso specifico la vessatorietà è esclusa da tutti questi altri fattori che vi ho indicato. Dunque vedete che il cammino è stato fatto, l'azione inibitoria ha avuto applicazioni non tante quanto quelle che in realtà ci si aspettava. Ma perché non ha avuto applicazioni? Secondo me anche perché nel codice del consumo, l'articolo 140, sono stati introdotti degli strumenti alternativi preventivi all'azione inibitoria, che è esso stesso un rimedio preventivo, perdonatemi un po' il bisticcio di parole. E quali sono questi strumenti preventivi all'azione inibitoria? Ma anzitutto l'associazione dei consumatori che vuole intentare un'azione inibitoria deve, come condizione di ammissibilità dell'azione, diffidare prima l'imprenditore, e l'azione potrà essere promossa solo dopo 15 giorni. E nel frattempo si possono iniziare anche dei procedimenti conciliativi facoltativi su iniziativa o dell'associazione o dello stesso imprenditore. Dunque penso che molte azioni di
moratorie vengono bloccate sul nascere, l'imprenditore non ha nessun interesse a che l'azione venga promossa, in termini di pubblicità negativa, anche perché se poi l'azione viene accolta, spesso c'è anche la pubblicazione della sentenza sui giornali. E dunque l'imprenditore, a mio avviso, farà del tutto per impedire il giudizio inibitorio. E questa forse è una ragione per cui gli imprenditori hanno avuto nelle aule dei tribunali quella applicazione che ci si aspettava. Ma comunque rimane.